Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama e siamo ad una nuova puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia. Siamo nella bellissima città di Venzone qui in Friuli, Venzone che ha subito tristemente i tragici effetti dell'Orcolat. L'Orcolat si dice Parfurlan. L'Orcolat è il terremoto del 6 maggio del 76, esattamente come Gemona è stata rasa al suolo ed è stata ricostruita sasso su sasso, con i sassi del Tagliamento, circondata da queste meravigliose mura. Queste mura che racchiudono questo gioiello, noi siamo nella piazza. Tra l'altro, questa è l'ora delle campane, le campane che comunque ci dicono che siamo proprio nella piazza, siamo nel fulcro, siamo vicino al comune, siamo vicino al Duomo e soprattutto siamo proprio a respirare questa storia di questo bellissimo posto. Come prima tappa, data l'ora, abbiamo deciso di fare una piccola sosta alle Volte di Vino, un locale molto bello, molto accogliente, un locale nuovo che è stato aperto recentemente, anche perché, come Gemona, anche Venzone è meta turistica, meta soprattutto del famoso, come si dice, Slow, lento, lento. la Il lentezza. turismo lento, quindi in bicicletta o a piedi, ed una sosta obbligata è sicuramente lì. Quindi andiamo a conoscere questo locale e poi ci sposteremo a vedere i dettagli, i posti più belli e più nascosti di questa meravigliosa città. Parliamo di Venzone del Friuli. Guarda Elena, io come sai sono arrivato in bici, ti ho raggiunto qua. Tra l'altro, Romano, tu hai una Sì. maglia bianca oggi, perché Sì. Romano ad ogni puntata si mette una maglia a tema, no? Il Dice tema di oggi, questa puntata. ecco, il tema di questa puntata è il bianco. Perché Beh, lo bianco? vedete, no? Lo vedete nelle pietre. Ogni pietra è diversa una dall'altra e sono le pietre del Tagliamento che scorre qua vicino, no? Che è all'esterno di queste mura, no? Io per essere più informato, ero già documentato, no? Perché ormai tutto si trova sui social, però sono passato all'ufficio turistico dove veramente la gentilezza e la cortesia, soprattutto di Aldo, mi ha detto prendi su questa mappa che così adesso ti faccio vedere che qua si può vedere come sono fatte le mura di Venzone, ma soprattutto anche cosa c'è da vedere, no? Io sapevo già che c'erano sei mummie, no? Però ho detto, ma dov'è il locale alle volte? E allora mi ha detto, guarda, è facile, tu prendi questa strada qua che è fatta dai turisti che vengono in bici, questa qua è la ciclovia Alpe Adria, no? Quindi Quindi siamo proprio nel adesso. punto della ciclovia Alpe Adria, famosissima, Esatto. fatta anche dalla regione, proprio per Sì. collegare i vari comuni. Bene, Romano, allora io direi Sì. che avviamoci. Prendo la bici e andiamo. E siamo davanti al bellissimo palazzo del municipio, qui a Venzone, ricco di storia, di cultura, di arte. Io mi trovo in compagnia del responsabile dell'ufficio turistico di Venzone, Aldo Di Bernardo. Buongiorno Buongiorno, Aldo. Ecco, noi approfittiamo della tua presenza proprio per chiederti le iniziative che sta facendo Venzone per portare avanti un po' anche per il turismo. Questa città, le cose che ha in cantiere, le cose che sta facendo, che sta realizzando. Venzone è sempre in allora, movimento. Venzone, grazie insomma alla facilità per essere raggiunto un po' da tutti, propone diverse manifestazioni, ma anche nel progetto, nel futuro,
l'idea di continuare sull'accoglienza dei turisti interessati al discorso del terremoto, della ricostruzione, al discorso delle biciclette, perché attenzione, qui in piazza dove ci troviamo in un anno passano più di 45.000 ciclisti, abbiamo quindi tutto quello che riguarda anche la natura, perché attenzione, anche la porta d'ingresso del Parco Regionale Naturale delle Prealpi Giulie, nell'ambito poi anche del progetto molto più importante dell'area MAB UNESCO, quindi rientra nei beni UNESCO anche tutto il territorio delle Alpi Giulie. C'è il discorso del turismo culturale, ovviamente, il discorso anche del turismo, quello che insomma è stato usato in mille maniere, ma lo slow tourism, che ha mille facce, e qui a Venzone vuol dire fermarsi, potersi stare un momento in piazza, godersi un attimo sia il panorama, indubbiamente importante, ma anche il benestare, perché Venzone insomma accoglie. Lo slogan, lo ricordiamo, del fatto che Venzone abbia vinto il Borgo dei Borghi nel 2017, è proprio un salotto tra le mura. Quindi un'accoglienza diffusa, ospita diverse esigenze, diversi turisti con tante esigenze ovviamente, quindi dalle famiglie ai gruppi anche numerosi, perché possiamo accettare, accogliere ben volentieri anche le corriere di pullman, insomma di turisti. Un turismo, quello viaggiante, importantissimo per Venzone, il turismo dei camper. Quindi abbiamo molto diverse. Questo è importante, anche diverse, perché avere delle basi attrezzate in questo senso. Sì, ci sono i parcheggi importante. Che sono liberi, perché insomma sappiamo bene che il camperista è un turista che ormai è importante, sempre stato importante, ma adesso come adesso diciamo l'idea del camper è quello di potersi fermare dove si vuole, quando si vuole. È un turista che insomma popola in tantissimi mesi dell'anno, popola appunto Venzone. Allora, Venzone durante l'anno offre diverse tipologie di eventi, soddisfa i palati insomma un po' di tutti i turisti, e non solo i turisti ma anche gli abitanti della nostra zona. E, partiamo dalla festa più importante dell'anno, l'evento più importante, la trentennale festa della zucca, la festa medievale di ottobre, però durante l'anno insomma ci sono circa un centinaio di eventi che spaziano dallo spettacolo teatrale al concerto, all'attività di animazione anche per bambini, agli eventi sportivi lungo il fiume Tagliamento, ma anche nella Val Venzonassa, nelle corti, nelle piazze, sia nel Duomo, che è un contenitore splendido per i concerti, soprattutto di musica classica, ma anche il Palazzo Comunale, la Loggia, insomma tanti spazi che Venzone può mettere a disposizione proprio per realizzare un po' tutte queste attività. E questo è molto bello, perché vuol dire che comunque Venzone è aperta alle famiglie, è aperta al turista per caso, a chi comunque vuole avvicinarsi a proprio anche alla cultura, alla storia di questo posto, che è anche accogliente, perché sotto tutti i punti di vista, no? Voi tra l'altro avete realizzato anche degli strumenti importanti da offrire ai turisti per potersi, come si può dire, muovere, no? Le mappe. Avete fatto diverse cose interessanti. Sì, allora, ci sono diciamo tutti i canali di informazione, chiamiamoli pure così, quindi abbiamo le nostre pagine social che insomma gestiamo un po' ormai da diversi anni, ma anche i siti, però andiamo anche sul cartaceo, perché abbiamo visto che seppure con l'ottica della sostenibilità, insomma si va verso ovviamente un'idea di difesa dell'ambiente importante, abbiamo visto che servono anche strumenti cartacei, quindi le mappe, i percorsi, le attività, anche per i bambini. Abbiamo fatto un libretto proprio che viene offerto ai bambini che sono ospiti qui a Venzone, che insomma gli permette di scoprire giocando un po' anche le caratteristiche di Venzone e del territorio. E ci sono diverse, insomma basta recarsi all'ufficio turistico, abbiamo a disposizione un po' tutte le informazioni, ovviamente non solo su Venzone, perché Venzone è un bellissimo un contenitore, tutto il comune di Venzone poi offre diverse prerogative, è un punto di passaggio importante, quello dobbiamo insomma ricordarcelo sempre, perché questa piazza qui per secoli ha messo in comunicazione il mondo adriatico e il mondo nordico, quindi Venzone era il punto di passaggio obbligato per tutti, ecco, quindi per quello che se vogliamo Venzone è molto conosciuto anche in Europa proprio per questo fatto. È ai piedi delle Alpi, è il primo paese che chi mi arriva da Oltralpe trova in area ormai adriatica, perché ormai siamo già vicino al mare. Tra l'altro Venzone è una perla ed è tra i 13 borghi più belli in Italia. Sì, in Friuli. Non è una cosa da poco, eh? No, in Friuli abbiamo questa importante realtà dei 13 borghi,
è una delle regioni, insomma, che offre, forse rispetto al numero di comuni e di abitanti, i numeri forse più tra i più importanti che abbiamo in Italia. E, insomma, il fatto di essere tra i borghi mette in correlazione un po' tutta la nostra regione, perché si va da Gradisca su fino a Sappada, tutto il Pordenonese, Venzone, Fagagna, insomma nell'Udinese, insomma verso Palmanova, quindi abbiamo, insomma, comprendiamo, ecco, circa 360 gradi la nostra regione, ed è uno dei tanti biglietti di visita che, insomma, è importante per Venzone e per la regione stessa, anche perché non dimentichiamoci che nel PNRR, ad esempio, quindi anche dal punto di vista turistico importante, abbiamo un bel filone di finanziamenti dedicato al progetto di borghi. E quindi, esatto, quindi viene riconosciuto questo ruolo che i borghi, in Friuli offre tante tipologie di borghi. E quindi, perché i nostri paesini sono piccoli ed è ancora una sono dimensione. Sono dei piccoli gioiellini incastonati, sì, esatto, una, no? Dimensione che la gente, il turista, apprezza molto questo. Io saluto Aldo Di Bernardo, che nel frattempo raggiungerà Romano, perché adesso parleremo di natura, parleremo di altre cose bellissime solo per voi. Grazie, grazie. Allora, qua, Aldo, io sono venuto che avevo questo, che era la piantina della città, adesso vado via con questo. Nell'era, pensa tu, che io sono altamente tecnologico, con lo smartphone faccio tutto, lo uso come ufficio, quando vado in giro sono presente su tutti i social, però tante volte si dice basta carta, però è impossibile, perché qua uno arriva a Venzone e ho scoperto delle cose interessanti. Che vorrei approfondire con te, no? Perché è giusto che tutti sappiano di quello che c'è, perché soprattutto poi, oltre a questo, che è veramente sono tipo delle mappe, no? Che hanno tantissime informazioni, però la qualità che si ha a parlare con te, che veramente sei un profondo conoscitore e altamente disponibile, che magari vorrei anche andare a bere qualcosa con te, che così mi racconti altre curiosità di questo. Vi anticipo che qua, intanto, nell'altra puntata, come sapete, io ero arrivato col camper, preso la bici dall'area camper di Gemone del Friuli, ma anche qua, no? C'è un'area camper, addirittura qua mi ha fornito una guida area camper che mi era sfuggita, anche se io sono iscritto, sono un camperista del club di Udine, però è veramente molto 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 interessante. C'è anche c'è la mappina, insomma, ecco, è una guida tematica di servizio proprio. Non ci sono più i grandi volumi, le guide turistiche non esistono più, le enciclopedie turistiche come poteva essere negli anni 50-60. Oggi si va sullo specifico, quindi il cartaceo è proprio riservato per chi arriva qui e vuole scoprire quello che ha già magari consultato benissimo in tutti i social, benissimo nei siti, ma ha bisogno di vivere, toccare con mano i luoghi dove andrà. Quindi le mappe noi le pensiamo sempre esclusivamente con questa finalità. Quindi arriva la persona, arriva il turista, benissimo, manifesta i suoi desideri, le sue esigenze, magari anche gli si fa scoprire tante cose che non sono scritte, ovviamente non si può essere esaustivi in dappertutto, e quindi gli si fa vivere, ecco, quella che è la realtà del posto. L'area, sì, gli spazi riservati ai camper sono tanti a Venzone, possono starci decine e decine di camper, lo scopriamo alla Festa della Zucca, quando ne abbiamo centinaia in pochi giorni. Però, ecco, il camperista è sempre ben accetto, perché il camperista è un turista intanto educato. Questa è una cosa che noi apprezziamo molto. Come me, che sono camperista. Esatto. Poi il camperista ormai viaggia, i camper sono dei mini appartamenti, c'è poco da dire, migliorata la situazione rispetto ai vecchi furgoni trasformati. Camperista ama la natura, ama mangiare, scoprire il territorio, ama vivere, ha il tempo di farlo, perché è un turista che si muove, mobile appunto, ma che decide lui quando, dove e come fermarsi. E quanto tempo fermarsi a Venzone, perché ho ribaltato un po' i miei programmi. Ecco, Venzone permette in un'ora e mezza di raggiungere in macchina qualsiasi cosa, ma anche in bicicletta, perché è il crocevia delle tre ciclabili più importanti che abbiamo nell'Alto Friuli, quindi l'FVG1, la 6 e la 8, quella che ci porta verso la Carnia, come il lago di Cavazzo, ma anche verso il mare. La 1 è la ciclovia, come sapete, è la prima, la ciclovia è invidiata da tutti gli europei, perché dicono tutti che è la più bella, e vi confermo che è così, soprattutto anche alla luce delle ultime novità che sono state fatte proprio su questo tratto qua che si arriva a Venzone. Ciclovia Alpe Adria,
Tu che conosci il tedesco? La Radweg, quindi la ciclovia, no? Come vedete, c'è un opuscolo aggiornato con anche le altitudini e dislivelli veramente fatta bene, che ti permette di dire se sei con la famiglia, se sei con i bambini, che cosa fare, quale tratta affrontare, anche perché uno può prendere qua, ho visto che c'è una stradina che c'è scritto, c'è via Tagliamento, ma c'è anche la via che ti porta alla stazione, no? Che è qua, esatto, due passi. Esattamente, quindi abbiamo l'assistenza, chiamiamola così, del treno, la linea ferroviaria Udine-Tarvisio, che è frequentata tantissimo dai ciclisti, al punto da avere la regione che investe sul progetto Micotra insieme alla Carinzia. Ecco, il Micotra che è il treno che ti permette di andare su in salita, così in bici, veniamo in discesa, ed è interessante perché i nuovi vagoni veramente puoi appoggiare la bici senza avere urti, soprattutto per le bici nuove, perché io poi mi sposto anche con le bike, non sono sempre con l'arancione perché con le bike ti permette di fare veramente delle cose più interessanti. Sì, di scoprire anche territori che altrimenti, insomma. La ciclabile Alpe Adria anche è molto frequentata da famiglie o da chi non è proprio l'allenamento al top, perché correndo praticamente per tre quarti del suo tracciato da qui in su sulla vecchia ferrovia, la pendenza è quella ferroviaria. Esatto. E ti permette di scoprire anche i luoghi, per quello che è stata appunto votata 2 anni di seguito in Europa la miglior ciclovia d'Europa, perché passando sui ponti, sui viadotti, si vede la vallata, è uno spettacolo, c'è poco da fare. Aggiungo qua che, Aldo, grazie per questa cosa qua, che questo non sapevo, che esisteva il Bike Park Avenzone, che è indoor, quindi all'interno, come mi spiegavi, allora, è un'iniziativa, per la sicurezza, esatto, un'iniziativa del comune. L'esperimento è stato fatto l'anno scorso, abbiamo visto che insomma funziona, e proprio in un locale messo a posto dal comune, messo a disposizione gratuitamente fra l'altro dal comune, c'è la possibilità di custodire al coperto le biciclette in maniera abbastanza sicura, perché ci sono lì vicino, ci sono i carabinieri, comunque sempre frequentato, siamo in piazza, un posto siamo in piazza strategico. Vicinissimo, strategico, c'è la possibilità di caricare le bike. Scusa, volevo dire una cosa che è venuta in mente, perché andando, perché ha quattro porte, no? Come Cividale del Friuli, anche Venzone, però andando sulla porta verso ovest, ci sono i carabinieri, prima c'è il palazzo, c'è anche una targa che dice il borgo più bello, no? Perché borgo più bello, siamo è soddisfazione in piazza, vedere una targa lì, no? Ti stavi dicendo che è un luogo sicuro dove si può lasciare e visitare con tutta la tranquillità. Poi comunque tutti i nostri locali hanno ormai i locali per ospitare le biciclette, i locali di ristorazione, ma anche quelli ovviamente dove la gente può fermarsi a dormire. Ormai c'è questa sensibilità sia per le biciclette, e voglio anche ricordarlo perché anche i camperisti viaggiano insieme agli amici animali, ma anche i turisti normali, ecco che tutti i locali, tutte le nostre attività di ricettività e di ristorazione accolgono sempre gli amici animali, non vanno trascurati. No, esatto. E abbiamo visto che anche quello è un turista che apprezza queste cose. Sì. E quindi si trova bene, ecco. Sì. Volevo aggiungere un'altra cosa. Quanti posti ci sono così in Friuli Venezia Giulia? Allora, che io sappia, sinceramente, messi a disposizione dei comuni non mi risultano altri. Ecco, vedete che lui è veramente una persona come Google, digiti e sa tutto di Friuli Venezia Giulia, quindi sa dirti anche che le città come Venzone ce n'è un'altra che è Palmanova, mi dicevi. L'altro monumento nazionale è Palmanova, la nostra regione. Monumento nazionale, quindi veramente ci sono tutte cose da scoprire. Concludiamo con questa cosa qua dicendo che andrò a fare sicuramente Sentieri Natura di Venzone, che mi permette di scoprire delle cose interessanti, no? Anche qua in alto, che andrò a piedi in questo caso, e dopo c'è anche un percorso che mi dicevi che è legato alle chiesette, che ce ne sono qua, che è un percorso molto bello. È stato anche recentemente tabellato. Ci sono dei pannelli illustrativi perché coniuga la natura, viaggiare ai piedi delle Prealpi Giulie, ci si muove, e in più sono collegate le chiesette del 1300 che circondano Venzone. Quindi sono dei luoghi dove ci può fare una sosta, abbinare insomma un po' di cultura che non fa mai male, insieme all'importante fatto di essere in natura. Si può raggiungere la chiesetta su in montagna,
Ci sono dei percorsi dove si può andare anche in mountain bike, quindi raggiungere gli agriturismi sempre in montagna. Sì. Chi è in forma si può fare un anello di 60 km e arriva fino alle porte della Slovenia per rientrare poi dalla parte di Tarcento. Bene, quindi, allora andiamo a bere una cosa, se hai piacere. Prego. Perché ci sono anche due bike hotel qua. Sì. Ho letto anche questa cosa qua, che è interessante. Allora, Aldo, siamo al caffè. Però, di solito è alla fine nel caffè, no? Però non è il caffè di quanto volevo chiederti, no? Perché io voglio chiederti altre cose interessanti qua. Intanto, Venzone è uno degli ultimi, o tra gli ultimi borghi, no? Tu che sai tutto, no? Che del Friuli-Venezia Giulia, che ormai siamo arrivati a 13, no? Siamo arrivati a 13, sì. Però su questo opuscolo qua ce ne sono 10. Allora, avete mai aperto questo qua per vedere se c'è Venzone? Infatti c'è, vedete, è in fondo questa lista qua, quindi andate, prendete, perché comunque qua c'è anche, ci sono altri borghi, tra cui Polcenigo. Perché Polcenigo? Perché vi parlo di Polcenigo? Perché abbiamo veramente delle chicche uniche in Friuli Giulia. Polcenigo, c'è il fiume Livenza che nasce da lì, una risorgiva, ma c'è anche il Gorgazzo, quindi uno è verde, l'altro è blu. E parlando di colori, volevo chiederti una cosa che mi ha colpito, che è colora Venzone dintorni. Ecco, questa cosa qua, e cosa c'è scritto qua? Aldo, seguimi, partiamo. Io uso sempre scrivere partiamo, camminiamo con la amo, col cuore, e qua Aldo sei tu, Aldo, sì. Giusto? Ecco, non ho voluto immortalarmi in una guida per bambini che abbiamo fatto in collaborazione con anche altre attività, e che è un omaggio che riserviamo proprio ai nostri piccoli ospiti turisti e che quindi hanno la possibilità di conoscere il territorio, non solo Venzone, tutto il territorio, divertendosi, passando del tempo anche in camera piuttosto che in giro con i genitori mentre loro vedono il paese, piuttosto che fanno acquisti, insomma. Aldo, guarda, siamo adesso qua che abbiamo anche degustato qualcosa di caratteristico qua in questi locali che sono a Venzone, e c'è, come si dice, confusione, perché c'è gente qua, ci sono sempre turisti, no? E veramente se uno non viene non crede, perché vai in altri paesini, città del Friuli-Venezia Giulia e si sente ancora la crisi. Qua invece pulla di persone, quindi allora, c'è un segreto. Il nostro segreto è la posizione geografica ideale per chiunque insomma debba gestire dal punto di vista turistico. Siamo di passaggio veramente alla direttrice nord-sud Europa, ma soprattutto Venzone non ha una stagionalità come possono esserlo località montane piuttosto che marine. Qui è un turismo tutto l'anno, ovviamente abbiamo numeri più importanti in determinati periodi, ma ecco, non è legato alla stagione, è legato un po' a tanti motivi, anche nell'evoluzione che sono stati in questi ultimi 2 anni, e quindi addirittura Venzone è stato scoperto dagli stessi friulani. Questa esatto. È una cosa che ci fa piacere, ci fa molto piacere questo. Perché sono già stato, ma quello che ho scoperto anche oggi, e infatti volevo chiederti cosa si celava qua, perché questo qua è rivolto anche ai bambini, alle famiglie, ai bambini, perché si tratta di colorare, no? Sì. E quindi vuoi brevemente, perché non voglio svelare tutto, secondo me la cosa migliore è prenderlo e scoprirlo, però almeno qualche cosa di bello, perché anche qua i genitori devono seguire i figli, no? Quindi benvenuti a Venzone. Abbiamo la pianta del centro storico, così anche il bambino sa dov'è. Abbiamo la caratteristica di Venzone, le famose mummie. Abbiamo un museo del terremoto che raccoglie l'esperienza del terremoto del Friuli. Il Duomo, che è il monumento, se vogliamo, più importante in un monumento come Venzone, perché Venzone è un monumento nazionale. Sì. È l'unico borgo fortificato del 300 che abbiamo in regione. Poi partiamo alla scoperta, no? Quindi a Venzone Prego. Chiederti una cosa, perché veramente qua è, come dicevo prima, www.aldo.it, e chiedete delle chicche. Perché qua ci sono delle chiese che sono legate ad Aquileia. Sì, allora, il territorio su cui sorgiamo, che andava dalle porte di Milano fino a Pex in Ungheria, storicamente parlando era sotto il patriarcato di Aquileia, questa importante entità religiosa e anche politica poi,
che collega un po' tutte queste nostre zone. È, se vogliamo, una prima forma di piccolo Parlamento d'Europa, perché comprende diverse comunità che sono gli stati che oggi appartengono all'Europa. Quindi il patriarca, esatto. Via Patriarca Bertrando. Esatto, una delle vie intitolata a uno dei patriarchi più famosi, è quello che ha dato più lustro a Venzone, che è via Bertrando di San Genier, il patriarca del 1300. Che ha lasciato il segno anche a Udine e anche il parco Beato Bertrando a Martignacco. Sì, sono le spoglie del Beato Bertrando in Duomo a Udine, quindi. Vedete, sa tutto. Bene. E voi dovete venire qua all'ufficio turistico, perché quello che non c'è scritto chiedete a lui, veramente una persona, e che saprebbe rispondervi anche una volta quanti passi riuscivano a fare i legionari, chi erano? I legionari romani, allora si calcola che le truppe di Cesare, i legionari di Cesare, che sono considerate tra le truppe più veloci per l'epoca, stiamo parlando di 2000 anni fa, riuscissero a percorrere circa 18 miglia romane in un giorno. E questo è, questo, è veramente importante. La chiave che ti permette di capire quanto avanti erano, chi progettava poi la distanza fra certi luoghi, quindi 18 miglia romane, una 34-35 km, quindi era Venzone, viaggio in un giorno. Venzone dista 18 miglia romane da Udine, 18 miglia romane da Pontebba, 18 miglia romane da Giulio, quindi volendo andare verso la scoperta della Carnia, del Tarvisiano, o scendere in pianura a Udine, si percorre una giornata di cammino nell'epoca romana, ma è la stessa nel Medioevo. Ecco. Quindi sempre la trentina di chilometri al giorno riuscivano a fare, anche nel Medioevo. Io che sono un istruttore sportivo, che porto la gente a camminare, no? E che gli insegno anche a camminare veramente in totale leggerezza, osservando e non vedendo, ma osservando il paesaggio, le cose belle che abbiamo, che porta al benessere. E riprendere queste cose che sono state già tracciate dai nostri avi, da chi ci ha preceduto, veramente non serve inventare percorsi nuovi, basta prendere in mano quello che c'è e portarlo avanti. Quindi, come potete anche prendere in mano questo E ci sono alcuni percorsi, come chi si muove in bicicletta, quindi scenderà lungo la ciclabile dell'Alpe Adria, chi vorrà scoprire il lago può andare al lago di Cavazzo dei Tre Comuni, che è il lago più importante della nostra zona, che è sempre qui vicino, insieme a tutto quello che può dare un lago, insomma passeggiate, natura e via. Bello, perché si può andare al lago dei Tre Comuni, sì. Cavazzo, si può fare il giro del lago a piedi, riprendere la bici. Anche lì si può, ma non vi svegliamo tutto, perché vi parleremo nella prossima puntata, che andremo anche in quella zona, ma anche a Bordano, perché a Bordano ci sono oltre 400 farfalle, che quindi, se parliamo di colori, dopo Venzone andate a Bordano, no? Bordano, perché ci sono sia le farfalle nella casa delle farfalle, ma anche tutte quelle decine di murales sul tema delle case, quindi è da scoprire anche, esatto, Bordano. Esatto, anche i murales interessanti, no? Quindi, i murales, chi li dipinge? Quelli che sono gli artisti, no? Che amano dipingere. Ma se voi avete dei bambini, fateli iniziare a dipingere questa cosa qua e fate questi percorsi per raggiungere la zucca. La zucca, che è la nostra regina. Possiamo dire che è la nostra regina la zucca, quindi. Però tutti sanno che cos'è la zucca. Però Aldo mi ha svelato una cosa, che qua in passato c'era un'altra cosa che veniva... che era una cosa ambita. Vediamo se la sa. Dimmi, cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere? Ma di questo ve ne parlerà il proprietario, cioè chi gestisse il caffè vecchio di Gemona del Friuli. Invenzione. Perché si tratta comunque di qualcosa di gastronomico. Lo scopriremo presto. Perché non posso chiedere tutto. Scusami, il caffè vecchio a Venzone. Non preoccupatevi. Allora, che lo scoprirete al caffè vecchio di Venzone, che è qua in piazza. Che qua veramente. Quanti abitanti ci sono qua? Il comune è intorno ai 2000 abitanti. Chi vive al centro storico sono circa 350 persone. Quindi è un paesino veramente piccolo, a dimensione di persona, a dimensione anche di turista. Quindi. Non troverete mai la massa
Anzi, un angolino riservato tranquillo per tutti, quindi. Allora, prendete questo e poi, se non siete soddisfatti, prendete anche quest'altro, quest'altra idea, sempre un progetto nato dall'ufficio turistico. Sì, noi promuoviamo anche, allora, chi viene a Venzone può farsi il giro benissimo a Venzone, sono poche strade, insomma, nel giro di un'ora l'ha visto anche da solo, se no lo accompagniamo volentieri. Però c'è anche la natura, la Venzone permette in poco spazio e senza essere necessariamente alpinisti, però le nostre montagne consentono di scoprire cose particolari anche per i professionisti, chiamiamolo così, della camminata, permette di scoprire un po' un percorso che coniuga la natura insieme alla cultura, quindi il giro famoso delle chiesette, dove è possibile scoprire sia le chiesette del 1300 sia le vecchie fortificazioni che circondano Venzone, che sono quelle medievali, ma andiamo addirittura indietro di 2500 anni, quindi le fortificazioni celtiche. Ecco, allora Aldo, non svegliamo tutto perché il bello che bisogna venire qua, c'è anche un sentiero celtico. Concludo che ci tengo ad affrontare questo argomento perché sono orgoglioso che noi qua abbiamo il parco regionale naturale delle Prealpi Giulie, dove ci sono veramente degli uccelli veramente e anche una flora veramente unica, dove c'erano anche gli merlini, gli orsi. Volevo soprattutto affrontare questo argomento e chiederti un approfondimento sul parco regionale. Allora, volevo affrontare soprattutto questo argomento sul parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, che, questo lo sapevo anch'io, ma lui sa qualcosa di più, che è veramente importante, dove si trovano veramente degli uccellini veramente unici, che leggete anche gli articoli su Esploram, che scoprirete che tipo di uccello e che tipo di flora unica c'è, come anche le marmotte, gli ermellini e gli orsi. Ma il parco, qual è il simbolo del parco del Prealpi Giulie? La cotornice, il famoso. Contornice. La cotornice, esatto, quello è il simbolo del parco. Però il parco comprende 6 comuni, è molto. Tra cui anche. Tra cui Lusevera, Moggio, Resia, Resiutta, Chiusaforte e Venzone. E Venzone. È la porta d'ingresso a sud, se vogliamo. È un po' un biglietto da visita per chi arriva al parco, perché arrivato a Venzone si trova proiettato all'interno del parco. È un po' il parco con tutte le sue biodiversità, con tutte le vallate che sono messe in modo particolare. Abbiamo il carso, abbiamo quindi le formazioni carsiche, abbiamo dei climi particolari, delle specie particolari, vegetali, animali. Anche una lingua all'interno del parco. Le lingue all'interno del parco, perché partiamo appunto da Lusevera, piuttosto Resia, piuttosto che il Friulano, insomma. C'è una varietà che non è da poco. Pur essendo un parco piccolino da 10.000 ettari, sa difendersi bene. E rientra nel progetto MAB UNESCO, ricordiamoci. MAB UNESCO Prealpi Giulie, Man and Biosfera. Quindi, biosfera, che tradotto è biodiversità. La biodiversità, quindi il parco rientra pieno in questo, perché fra l'altro, e questa è una cosa che va assolutamente rimarcata, non ci sono confini più, si spera, e abbiamo il parco del Triglav, del Tricorno, appena a fianco, quindi sono sempre due parchi che hanno sempre collaborato e si ritrovano qui il mese di maggio nella Festa Europea dei Parchi, quindi tutti questi parchi si collegano poi anche qui a Venzone, che è il salotto, se vogliamo, ed è anche dei parchi, non solo per il turista, e quindi abbiamo un parco che veramente consente di scoprire moltissime cose con i suoi centri visita, con i suoi accompagnatori, sia in piedi che mountain bike, insomma si può andare un po' ovunque. Bene, Aldo, bene, grazie. Adesso usciamo da questo locale storico che si chiama? Questo è la locanda al municipio. Al municipio. È un locale storico che ha visto anche turisti famosi uscire da qua, quindi Sordi, Gassman, quando giravano la Grande Guerra, o Addio le Armi con Rocazzo. Quindi sono stati girati qua e loro escono, proprio si vede che escono da qui. È un locale, insomma, importante per Venzone. Quindi, siccome io mi sento importante e orgoglioso, soprattutto della chiacchierata che ho fatto con Aldo, che lo trovate nell'ufficio turistico, ma non è solo, perché trovate anche... Abbiamo le collaboratori, collaboratrici, quindi, insomma, quindi siamo a vostra disposizione, ben volentieri. Quindi venite a Venzone e adesso usciamo anche noi e
facciamo anche noi una foto che speriamo che venga messa qua. Di buon auspicio, no? Anche. Ve l'avevamo promesso, in questa nuova puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia ci siamo spostati da Gemona a Venzone, la bellissima e pittoresca Venzone circondata da queste mura che pare proprio raccolgano questo salotto, questa perla, questo gioiello, anche questo come Gemona raso al suolo dal terremoto e poi ricostruito in maniera egregia, è una località turistica molto bella del Friuli. Noi parliamo anche di enogastronomia, parliamo anche di accoglienza dei ciclisti, degli sportivi, e non potevamo non venire qui in un locale che è stato coraggiosamente appena aperto da Yvonne. Noi l'abbiamo conosciuta, da Yvonne, sua famiglia, noi l'abbiamo conosciuta a Gemona del Friuli nel suo locale alle volte di vino. Buongiorno. Coraggiosamente, ho detto io. Coraggiosamente, perché aprire, intraprendere un'attività in un momento storico difficile è un atto di coraggio, senza ombra di dubbio. Il nostro locale, questa enoteca, è nata da un'idea un po' pazzerella, nata veramente in tempi brevissimi, perché nell'arco di un mese è stato posto la prima pietra, e per cui siamo partiti pensando a dare un'attività un po' diversa di quello che già esiste nel paese. Le Volte di Vino nasce come un'enoteca dove si possono trovare degli ottimi vini, tutto a produzione regionale, nonché anche inserendo delle ottime etichette di fuori regione. Abbiamo il Piemonte, la Toscana, la Sicilia, la Campania e quant'altro. Offriamo, oltre che al buon vino, anche una buona birra. Abbiamo puntato, a confronto della maggior parte dei locali friulani che tendono ad andare a cercare sempre birra estere, noi abbiamo puntato una birra italiana, per cui una cosa che sicuramente lo straniero ricerca, no? Perché oltre al vino si vuole anche bere una buona birra, e ovviamente noi abbiamo un turismo molto del nord, per cui austriaco e tedesco, dove loro conoscono benissimo le loro birre, e noi abbiamo puntato su questa birra italiana. All'interno del locale si possono degustare prodotti che possiamo dire sono quasi a chilometro zero. Noi per scelta abbiamo voluto i salumi e i formaggi locali. Abbiamo del territorio, per cui abbiamo puntato sulle attività del Gemonese, San Daniele per quanto riguarda il prosciutto crudo, di cui abbiamo Testa Molinaro, un Trentalune, un ottimo prosciutto crudo che la gente apprezza. E niente, il locale è stato rifatto completamente su nostra ispirazione. Tra l'altro io vedo che ci sono, poi magari lo vedrete anche voi perché faremo delle riprese, no? Io vedo delle cose molto particolari, perché così una vecchia sedia di quelle vecchie delle osterie, cioè ricorda un po' le osterie di una volta, sì, no? Sì, quelle con che un creavano tocco proprio un po' l'accoglienza, di, sì. Il moderno e l'antico, esatto, che si accompagna, no? Abbiamo voluto accostare queste due architetture d'interno, uno storico, per cui andando a ricercare i pezzi nei mercatini piuttosto che dal privato, e poi mettendo appunto del nuovo vicino. E devo dire che insomma il risultato è stato ottimo, ottimo, ottimo. Si è creato un ambiente piccolo ma accogliente, dove si sta bene, dove si beve un buon vino, in ottima compagnia, insomma.
siamo contenti di aver aperto questa attività, ovviamente puntando poi al turismo, all'accoglienza, anche se devo dire che io sono ancora all'inizio, per cui bisogna anche essere onesti, però il vino è un mondo tutto da scoprire. Insomma, non si è mai finito di imparare, soprattutto sempre in tutti i settori, questo mai che mai. Allora, diamo da mangiare agli affamati? Io mi assento un attimo, così posso passare l'ordine. Chiedo scusa. Mano. Io vedo che tu hai cambiato maglia. Sì, sai perché? Nell'altra puntata la maglia era azzurra, perché parlavamo, certo, di un colore importante, un colore che ricorda il cielo, il parapendio, eravamo a Gemona. Adesso ci siamo trasferiti a fare questa puntata qui a Venzone, in questa bellissima Venzone, questa pittoresca città, e Romano si è cambiato la maglia perché il colore predominante è, vi abbiamo detto, che è il bianco. Il bianco che ricorda un po' i sassi, le rocce calcaree, perché appunto il muro di cinta, di Venzone, le costruzioni, le pavimentazioni ricordano questo, vero Romano? È stato fatto con le pietre del Tagliamento, che è qua vicino. Quindi, siamo vicino al Tagliamento. Quindi Venzone è proprio, tra l'altro è stata ristrutturata, no? Quindi è una chicca che veramente, grazie alle foto che avevano nel passato, hanno potuto, perché ogni pietra è diversa, quindi ogni pietra è diversa dall'altra, e quindi hanno, guardando le foto, hanno saputo ricostruire fedelmente, ed è una chicca. Lo si vede appunto dalle mura di cinta, sono due mura di cinta all'esterno che fanno il giro. Ecco, scusa Romano se ti interrompo, vorrei ricordare, ma lo sapranno tutti, ma mi piace ricordare, sì, anche Venzone ha subito il contraccolpo del terremoto. È stata una cosa devastante. Vediamo il grissino, grazie. Come Potto, Rocco dei Pini, grazie. Uno schioppettino. Isacco Martinini. Ecco, bene, e grazie. Con uno Savignon di Prepotto, e tu hai una? Io ho uno schioppettino. Che brindiamo. Una ottima proposta. E così va abbinato anche a questa mortadella, credo, con l'aceto balsamico, perché... Ecco, uno stuzzichino in attesa dei grissini, vero Romano? Ecco. Voi immaginatevi un po'. Accoglienza ottima, come hai visto. Allora, io mi sono già cambiato perché arrivando in questo borgo, che è veramente uno spettacolo, c'è anche una targa qua che è riconosciuto uno dei borghi più belli, e siamo arrivati a 13 in Pensa, in Friuli Venezia Giulia, quindi se trovate presso gli uffici turistici il cartaceo ne trovate 10, ma siamo già a 13, quindi aggiornatevi, seguite anche la pagina di Esploreama, dove in un articolo racconterò tutte queste novità che abbiamo, perché qua non ci si ferma mai. La pandemia è stato anche un momento che qua si è sempre continuato ad andare avanti, come vedete i turisti qua ci sono sempre, soprattutto in bici come me, perché poi prenderò il treno in stazione per andare a Tarvisio e poi per scendere giù lungo la ciclabile Alpe Adria, che è ben bella segnalata. Cosa la ciclabile Alpe Adria, perché sì, collega tantissimi comuni uno vicino all'altro, quindi io non ho finito il discorso del terremoto. Io proporrò a Elena di cambiarsi anche lei e mettere il bianco, perché qua è una città da vivere più giorni, ed è una vera esperienza, perché il bianco qua è avvolgente, lo troviamo nelle pietre, e soprattutto dopo il terremoto è stata ricostruita con il legno e le pietre. Questa è la contraddistingue. Ho questa mappa veramente bella che ci fa capire com'è la città. E pensate che io sono del friulano, sono di Civitavecchia del Friuli, ma ho scoperto da poco che c'è un fortino veneziano proprio qua, che con vista sul Tagliamento. Ecco, e tante cose che noi stiamo facendo vedere, ci siamo resi conto che molti, anche i friulani stessi, non le conoscono, o forse non ci fanno caso, come magari anche noi stessi, come ha detto adesso Romano, io non l'avevo visto, non sapevo.
Ecco, è molto interessante e molto bello scoprire questo, no? Che ci sono dei posti che noi abbiamo lasciato, li abbiamo lasciati lì un po' nascosti e adesso li vogliamo tirare fuori, vogliamo farveli vedere con i nostri occhi e poi con i vostri occhi quando vorrete venire a vederli. Tra l'altro Romano organizza anche delle bellissime gite, lui è seguitissimo, è molto bravo perché organizza queste gite con diverse persone sportive e non che si affacciano al mondo della bicicletta o anche a piedi, uno sportivone incredibile. Ecco, è molto bello anche questo, quindi è un nostro piacere anche condividere con voi anche queste esperienze, sì. Vero Romano? Sì, sì. Veramente siamo stati anche recentemente a Dolegno del Colio, dove abbiamo visto anche la puntata recente, no? Dolegno del Colio, che è proprio in lista per entrare nel come patrimonio dell'UNESCO. Dolegno del Colio, Colio, Berda, ed era uno spettacolo, veramente le persone che hanno partecipato, che ci seguono nelle puntate, veramente sono state soddisfatte di anche poi vivere dal vivo quello che abbiamo raccontato nella puntata, che abbiamo intervistato anche il sindaco e alcune aziende anche, no? Sì, perché è bello poi vedere, documentarsi, ma poi andarci di persona. Io vi ricordo che il Friuli in realtà è piccolo, perché dai monti al mare ci sono pochi chilometri che separano, no? E c'è la possibilità veramente di avere paesaggi completamente diversi. Sì. Sai cos'è, Elena? Ti interrompo perché dicono sempre che bisogna ascoltare il vino, ma secondo me bisogna anche berlo. Signori, noi abbiamo la peculiarità di avere due grissini. Abbiamo un grissino fatto dal panificio San Cimbio Soppo, fatto fare apposta a lungo, e il grissino medio per la degustazione del prosciutto. Questo grissino così lungo io non l'avevo mai visto, è veramente una particolarità, una chicca di Venzone, quindi abbiamo voluto portare. Dobbiamo litigare adesso. No, allora, siccome tu sei il più affamato, Romano, io ti doterei del grissino più lungo. Lo assaggiamo. Guardate che è uno spettacolo. Con quel grissino in mano, Romano, sei fantastico. Elena, ti avevo detto che a Venzone ci sono delle cose che mi ero documentato, mi hanno detto. A Venzone vedrete cose mai viste, certo. Anche un grissino lungo così. Sì, perché questo è un locale veramente, che vedrete delle immagini, perché noi siamo nella saletta sul retro, che adesso verrà comunque ulteriormente ampliato anche sul retro, venite, perché veramente ci sono i titolari che sono accoglienti, trovate anche chi gli dà una mano, perché qua veramente hanno tanta gente e siamo ancora all'inizio, perché i turisti devono ancora arrivare. Non è ancora partito il turismo, però il locale è pieno. Quello vero, però c'è già tanta gente che si muove, questo è bello. Sì. Siamo stati fermi troppo, no Romano? Certo, troppo fermi. Cosa adesso, dici? Adesso adentiamo? Mangiamo. Adentiamo. La bontà c'è. Finisce la mortadella. Non si può lasciare niente. Io proporrei anche di fermarci dopo più di un giorno qua. Ho visto anche un altro locale qua giù, perché qua veramente c'è un locale attaccato all'altro, perché il borgo è comunque relativamente piccolo. Qua sono tutti che veramente sono tutti amici e sono accoglienti. Quindi ho visto anche un buon gelato. Guarda, è una grande soddisfazione poter fare un buon reintegro quando tu fai un percorso in bici adatto a tutti, perché io amo il multisport, però non sono una persona super allenata, no? Non sono uno che fa solo bici, perché vado a camminare, mi tengo in forma e soprattutto amo camminare ed andare in bici, cicloturismo. Perché? Per poter poi degustare e mangiare. Quindi non sono uno che proprio si allena di continuo, e mi piace però degustare, perché quando vado sul territorio la cosa migliore è bere il vino nel posto in cui viene anche prodotto, no? E quindi prossimamente andremo a Prepotto, nella Prepotto, nel Colio, dove c'è la sottozona dello schioppettino, perché
bisogna andare anche nelle aziende a provarlo, no? E lì tra Dolegna del Colio e Prepotto c'è il fiume Iudrio, che è veramente uno spettacolo, che divide un po' i due comuni. Perfetto. Ecco Romano, adesso noi ci avviamo verso la piazza e vediamo che cosa incontriamo. Sì, andiamo. Direi che di andare laggiù, che c'è la piazza centrale, che si vede anche il palazzo, e lì c'è un altro locale interessante. Dai, andiamo. Recupero la bici.